una delle recensioni che ha avuto più successo di pubblico di Discount or Die è stata quella sugli assorbenti interni Vivicot della Lidl, perché ai tempi comprare determinate cose al discount era qualcosa di molto molto coraggioso, a maggior ragione se quel qualcosa che compravi lo usavi per infilarti in uno dei tuoi orifizi più delicati, tra l'altro, e speciali. Per parlare di assorbenti interni del discount low cost, sfruttai l'immagine e le vicende drammatiche di Britney Spears. So che non sono stata né la prima e non sarò mai l'ultima, purtroppo, che ha sfruttato Britney Spears, ma ciò non mi fa sentire meno in colpa, anche perché, mi è entrata una lucertola in casa, anche perché la vicenda di Britney Spears aveva già in passato urtato la mia sensibilità. Lo so che adesso è uscito un documentario, che c'è il movimento Free Britney e tutto quanto, però porcaccia la miseriaccia, io ne avevo parlato almeno 10 anni fa. Chi era quella tizia? Era Cassandra, quella poveraccia sciagurata che nessuno prendeva sul serio. Storia della mia vita, non riesco a venire presa sul serio. Io parlavo del fenomeno Britney Spears quando ancora era salvabile. Faccio fatica a farmi prendere sul serio, perché fondamentalmente viviamo in una società di merda per cui l'umiltà viene scambiata per incompetenza, la gentilezza per debolezza, la sensibilità per fragilità, mentre l'arroganza è carisma, il bullismo è leadership. E quindi io faccio fatica a farmi prendere sul serio. Oh, io avevo previsto tutto, sapevo benissimo come sarebbe andata a finire. E ne ho le prove, ne avrei le prove. La mia ipotesi su quello che sarebbe stata la fine anche poi di Miley Cyrus e tutte quelle starlette che vengono fuori dalla Disney, Disney Channel, l'avevo già scritto ai tempi di una fanzine che curavo con alcuni amici. Facevo uscire un numero all'anno, quindi vabbè, sono usciti 4-5 numeri. Ogni numero si rifaceva a una copertina di una rivista più famosa. Questo qui era il numero Single Focus con tutte le stronzate pseudoscientifiche. Io mi sono sempre fermata come Jessica Fletcher. Su questo numero in particolare ho iniziato quattro racconti che non ho mai finito. Ho scritto sempre fine, prima parte, firmato Jessica Fletcher, ma non sono mai andati oltre. Invece il numero di cui parlo era quello precedente, che però non trovo più. Marchionne deve morire. Sempre J.B. Fletcher, la rivoluzione di 10.000 gatti kamikaze che assomigliano a Hitler. Questo era un racconto che avevo scritto per una ipotesi di complotto, una teoria, che tanto so che fra 10 anni verrà fuori che avevo ragione. Nel numero precedente, che si faceva un po' più a cronaca nera, avevamo scritto tutta una serie di articoli un po' melodrammatici, un po' morbosetti, e avevo scritto la trilogia delle sfascione. La recensione sugli assorbenti interni del discount si chiamava Mi piacciono le sfascione, qualcosa del genere. Che cosa sostenevo in questa mia teoria, che poi si è verificato tutto quanto, quindi più che teoria dovrei chiamarla preveggenza, che tutto parte da Disney Channel. Io e The Disney Channel siamo praticamente coetanei, quasi, nel senso che nel 1983 sono iniziate le prime trasmissioni. La Disney Company ha investito 30 milioni di dollari ai tempi per avere una televisione tutta sua, appunto The Disney Channel, che adesso chiamerò la DC. Trasmetteva una sorta di non è la Rai, però con dei bambinetti che cantavano, ballavano e facevano cose. Da lì sono venute fuori quelli che sono le più grandi, in termini di successo popolare, star del pop americani recenti. Parliamo di appunto Britney Spears, Justin Timberlake, Christina Aguilera. Dopo un po' di anni, però, il target di riferimento della DC è cambiato e si è spostato quelli che adesso vengono definiti young adult, o che il mio moroso definisce l'età dei segghini. Hanno cominciato ad avere una produzione vera e propria di serie televisive. Una caratteristica che accomuna tutte le serie della DC è che la protagonista o il protagonista portano il nome di battesimo reale dell'attore che li interpreta. Ovviamente questi personaggi sanno cantare, ballare e recitare. Ma non solo. Nel 2005, per esempio, ha fatto il suo esordio Raven. La protagonista è, non so se ve la ricordate,
la bambina dei Robinson, quella carina carina, Olivia. Vabbè, adesso è un'adolescente, guarda caso, condivide la mia stessa sorte di prevedere il futuro. Però a me nessuno mi crede, e invece lei decide di cercare di vivere una vita apparentemente normale come tutti i suoi coetanei, nascondendo i suoi superpoteri. La vita di una teenager semplice e ha come idolo la star del pop Anna Montana. Qual è la trama di Anna Montana? La protagonista si chiama Miley Stewart, interpretata da Miley Cyrus, stesso nome come nella realtà. Vorrebbe vivere una vita normale se non fosse che di notte fa la pop star, cioè indossa una parrucca bionda e diventa Anna Montana. E nessuno se ne accorge, perché lei vuole solo e soltanto essere una teenager normale, come tutte le altre. Un'altra cosa che succede spesso in tutte quelle serie della DC sono le puntate cross. Raven va al concerto di Anna Montana. E tutto questo che crea una sorta di realtà parallela. Facendo un resumé, alla base della serie di una DC c'è un'unica idea: un adolescente, un preadolescente straordinario che fa finta di essere normale e che mente per essere normale. Questa è la DC, Disney Channel, fabbrica di baby star che prima ancora che abbiano il ciclo mestruale collezionano tanti di quei successi, tanti di quei danari da far rabbrividire Elon Musk o i più grandi imprenditori illuminati, brutti, vecchi, maschi e sulla cinquantina. Al confronto siamo tutti dei falliti di merda, ricordatevelo bene, siete dei falliti. Abbiamo visto però che rispetto alla fondazione, la DC Disney Channel, verso i primi anni del 2000 ha cambiato target, seguendo in un certo senso anche l'età del pubblico di riferimento, così come le star. Sono passate da essere bambini danzanti e pacioccosi nel Mickey Mouse Club. Sono diventati preadolescenti turbati perché dovevano nascondere i loro superpoteri e il loro essere eccezionali a noi meschini vermi striscianti sul pianeta Terra. Adesso, che cosa succede alle star della Disney quando gli vengono le mestruazioni? Passiamo alla seconda parte del mio reportage preveggenza dal nome The Disney Channel, un orribile disegno. La seconda parte del mio reportage su The Disney Channel, che spiegava in tempi non sospetti in cui io non venni creduta il fenomeno delle baby star che diventano delle sfascione tipo Britney Spears e Miley Cyrus, si chiamava L'anello della purezza. Adesso smetto di parlare per un secondo della DC, The Disney Channel, per parlare della Chiesa Evangelica. Negli anni 90 la Chiesa Evangelica ha lanciato questo movimento che si chiamava True Love Waits, il vero amore aspetta, convincere le giovani donne fedeli a Gesù Cristo di indossare una fede color argento che veniva donata loro dai padri, che rappresentava una promessa, la promessa della figlia di rimanere illibata fino al giorno delle nozze, fino alla prima notte di nozze. È stato anche fortemente sponsorizzato e voluto con una notevole pressione addirittura nelle scuole, anche dall'amministrazione Bush. La cosa veramente agghiacciante è che questo anello della purezza, del Purity Ring, veniva scambiato durante delle cerimonie che a tutti gli effetti sembravano dei matrimoni in cui delle figlie dodicenni venivano sposate al padre e c'era proprio lo scambio, l'anello. Il padre dava questo anello alle dodicenni che promettevano a 12 anni di rimanere vergini, di amare solo il padre fino a quando non avrebbero amato l'uomo, il marito, il padrone di casa. Allora, la cosa divertente, la piccola rivincita, è stata che comunque è stato fatto uno studio su 20.000 volontarie che hanno indossato l'anello della purezza del Purity Ring, è venuto in fuori che non serve a un bel niente di niente, ma niente. Tipo il 75% ha violato la promessa e ha scopato, ha fatto sesso e ha perso la verginità prima del matrimonio. Vabbè, tu dici, il 35% è rimasto vergine. Che cosa intendiamo però per verginità? Parliamone. Qua si va a parlare di cose zozze. Pare l'astensione al sesso abbia ridotto le gravidanze indesiderate, è altresì vero che ha da una parte favorito matrimoni precoci e divorzi ancora più precoci, ma ne è emerso anche che non
fare determinate esperienze, ha creato una generazione di ignoranti digiuni completamente a quello che è non solo l'educazione sessuale, ma l'educazione intima. Una cosa è leggere sui libri come si fa sesso o guardarlo nei porno, un'altra è avere una consapevolezza della propria intimità, della propria sessualità. Un esempio su tutto qual è? Che tanti hanno capito che per verginità si intendesse esclusivamente la deflorazione dell'imene e quindi ci hanno dato dentro un sacco con qualsiasi altro tipo di penetrazione, senza però appunto quella consapevolezza della propria intimità, dei propri desideri sessuali, di tutto ciò che ci piace, non ci piace, che si acquisisce parlando di sesso, praticando sesso, magari commettendo degli errori e creando la nostra identità. Ok, i nostri gusti, la nostra libreria di ciò che è bello e ciò che non è bello. Quindi questi geni, questi padri integerrimi che hanno messo l'anello della purezza al dito delle figlie dodicenni si sono ritrovate però comunque con figlie che, pur di non perdere la verginità, forse hanno saltato qualche step in quello che appunto è, dovrebbe essere l'evoluzione naturale, la crescita intima e personalissima di una ragazza che diventa donna e della sua sessualità. E questa era la Chiesa evangelica, che ha trovato una preziosissima alleanza nella DC, Disney Channel, che proprio in quel momento lì aveva il medesimo problema. Come gestire la sessualità delle mie baby star che gli sono venute le tettine, diventando sponsor ufficiali della verginità? Torni di moda la verginità. La verginità è figa, le donne non devono fare sesso, le ragazzine non devono fare sesso, le ragazzine devono stare pure illibate, che schifo il sesso. Ovviamente solo le ragazze. Britney Spears è stata la prima star a dichiarare con orgoglio la propria verginità, da lettere capitali, cubitali sulle copertine delle riviste. La verginità è diventata pop, ma quando si parla di verginità mi viene un pochettino spontaneo pensare, soprattutto se vedo una bella ragazzina con sottoscritto sono vergine, credo che si tenga proprio l'effetto opposto di come quando vai in montagna e ti dicono non guardare sotto, no? Partiamo dal presupposto che non ci sia malizia da parte della Disney Channel o di chi per loro di associare la parola verginità con così tanta ricorrenza sotto le foto un po' maliziosette, un po' ammiccanti di queste vergine. Di star. Facciamo finta che non sia così. In ogni modo, seppur per parlare di verginità, rimane il fatto che le baby star o adolescenti della Disney ogni volta che aprono bocca lo fanno per parlare di sesso. Cosa fanno, cosa non fanno, come fanno a gestire la loro vita senza sesso, la verginità, la purezza. Comunque è dire per non dire, e anzi io parto dal presupposto che per come è fatta male la nostra società, a maggior ragione una ragazzina che ti dice di essere vergine possa suscitare determinati, chiamiamoli pruriti, in una determinata fetta di popolazione che vuole il primato di essere il primo a... No? Ma come ci insegnano le serie televisive della Disney Channel, in cui queste persone straordinarie fanno di tutto per vivere una vita apparentemente normale, queste giovani donne non possono rimanere singola vita, devono avere una vita apparentemente normale, delle relazioni normali. E guarda un po' che cosa succede. Britney Spears si fidanza con Justin Timberlake degli NSYNC. La fidanzatina d'America si innamora del fidanzatino d'America, ballando, facendo dei balletti e delle coreografie. Tutta la curiosità, tutti i pruriti, tutta la morbosità va su: ma che cosa fanno questi due quando sono da soli? E qualcuno glielo chiede, qualcuno ovviamente glielo chiede a Justin Timberlake, che è un uomo, come si dice, un ragazzetto tutto d'un pezzo, che dice infatti: non voglio parlare della sua verginità, non posso dire se è vergine, so soltanto che la sua bocca non lo è. Che gentleman, che persona meravigliosa. Brava a ballare, eh? Bravo. Però magari non so dire per quante motivazioni, ma sono tante, tante. Sarebbero troppe da elencare le motivazioni per cui questa tua affermazione fa schifo. Ma schifo, schifo, schifo. Da questo falso mito, da questo pensiero magico,
che fin quando la vagina rimane intatta, sei pure i sellibati, però puoi portare tutti i pompini del mondo che vuoi, e questa cosa non va a infangare la purezza della vostra unione, perché è nella vagina che risiede tutto il peccato, un vaso di Pandora che una volta deflorato viene fuori tutto il male, tutta la cattiveria, ed è un attimo che da Britney Spears diventi la tizia di Antichrist. Oh Gesù, mi è venuto in mente quel film, che meraviglia di film, grazie Justin Timberlake. Basta non toccare la vagina. Tutto molto bello, il sogno di noi bambini finalmente si è coronato, siamo state illibate per tutta l'adolescenza, non abbiamo scoperchiato il vaso di Pandora del sesso vaginale, sia mai, e finalmente, nel nome di Dio, siamo arrivati a quello che è la cosa più bella che ci possa succedere nella nostra vita, ovvero sposarci e mettere su una bella famiglia. Ma a nessuno piace la Barbie famiglia cuore. Ci piacevano le Barbie perché erano bionde, fighe e sexy, tettone, gambe, ma nessuno voleva la Barbie famiglia cuore. La Barbie famiglia cuore è noiosa, soprattutto per chi è cresciuto in una famiglia, padre, madre, fratelli, sorelle, cugini, zii, e tutto il delirio psicologico, il bagaglio emotivo di traumi, incazzature, rancori, frustrazioni che la famiglia media italiana porta con sé. Come può la DC e la Chiesa evangelica, che ormai sono la stessa cosa, far fuori quelle che erano delle baby star, che sono diventate delle teen star, che sono diventate delle purity star, ambasciatrici della verginità, e che adesso sono diventate ambasciatrici della famiglia, e che adesso sono diventate noiose e vecchie? Loro lo scopriremo nella terza parte del reportage Preveggenza, a firma Jessica Fletcher, presente sul numero di Nihilismi che ho perso. La terza parte è la mia preferita e anche la più triste, e si intitolava La svolta sexy e il declino. Allora, vi ricordo che a proposito di fotografare e mettere sui giornali una ragazzina minorenne con le mutande di cotone bianco e scrivere "io sono vergine", la carriera di Britney Spears è sempre stata caratterizzata appunto dalla malizia, dall'ambiguità, dal dire e non dire. Il primo successo di Britney Spears si chiamava Hit Me Baby One More Time, che va tradotto ovviamente con "sorprendimi" quel "hit me". Fatto sta che abbiamo visto e rivisto questo video con questa teenager americana vestita da scolaretta con le treccine, tutta puffolosa e batuffolina, cantare per 4 minuti di canzone, o quanto fosse, "Hit Me Baby One More Time", "picchiami, colpiscimi, colpiscimi, picchiami, picchiami, picchiami". Nel momento in cui appunto Britney Spears è all'apice del successo, nel frattempo gli NSYNC sono all'apice del successo, e il fidanzatino d'America si fidanza con la fidanzatina d'America, e la rottura è successo, si sono lasciati. Britney Spears e Justin Timberlake si sono lasciati. Potrebbe sembrare che la fidanzatina d'America è ancora illibata e non è stata violata attraverso dello schifosissimo sesso vaginale. Eppure quel gentleman di Justin Timberlake, che è coerente nel suo essere una merda, fa quel video particolare per tanti diversi fattori, se vogliamo parlare di relazioni tossiche, in cui lui denunzia il suo tradimento. Dice: "io e Britney Spears ci siamo lasciati perché Britney Spears mi ha tradito". E pensare che lui era così bravo e rispettoso da non voler fare sesso vaginale con lei, di preservare la sua purezza. Tra l'altro nel video c'è lui che entra di nascosto, di soppiatto, da stalker nella casa di un'ipotetica Britney Spears, che si vede solo di spalle intanto che si fa la doccia, ballando sempre, facendo i balletti. Però la fidanzatina d'America non è più una fidanzatina d'America, ma è una troia. Ha tradito Justin Timberlake, ha perso la verginità, ha scoperchiato il vaso di Pandora e ne è emerso "I'm a slave for you". Lei che si struscia, tutta sudata, che gioca con un pitone che gli si arrota su tutto il pancettino sudato. Tra l'altro ha le mutande sopra i pantaloni in quel video di Britney Spears. Tutti sudatissimi, area orgiastica, con lei che, visto che aveva fatto molto successo a cantare per 4 minuti "picchiami, picchiami", in questo caso dice "I'm a slave for you", sono la tua schiava.
Ma lei intende della musica, che cosa avete capito? È la svolta sexy. La fidanzatina d'America è diventata una zoccolaccia! All'inizio della fine per la nostra Britney Spears. A 22 anni scopre l'alcol e viene fotografata evidentemente ubriaca a Las Vegas che si sposa con un suo amico di infanzia. Ovviamente tutti i suoi avvocati riescono ad ottenere l'annullamento del matrimonio. Ma com'è tipico di questi fenomeni, basta da essere la fidanzatina d'America, è diventato il peggior incubo d'America. Cioè, ha deluso proprio le persone, gli ha spezzato il cuore e quindi l'amore diventa odio. La moglie del governatore del Maryland, che adesso non mi ricordo assolutamente il nome, lanciò una campagna, cristianissima campagna, civilissima campagna, che si chiamava Kill Britney e dichiarò esattamente che se avesse potuto avrebbe ucciso Britney per ciò che era diventata. Quando l'elite, quando i fighetti, quando la buona società ti volta le spalle, puoi trovare sempre conforto da noi sfascioni. La comunità degli sfascioni è una comunità inclusiva, però bisogna anche stare un po' attenti. Perché se Britney Spears avesse avuto un pochettino di esperienza nella vita reale, in educazione intima e sentimentale, saprebbe bene che non bisognerebbe mai fidanzarsi e andare a letto con Fred Durst dei Limp Bizkit. Si può con un gruppo così di merda. E infatti lui l'ha sputtanata, povera Britney. Mi viene da piangere solo a pensarci a quante ne ha vissute. Coronazione di questo momento di sbando, di delirio, questa povera piccola Britney abbandonata dallo Star System e dalla Chiesa Evangelica e dal Disney Channel conosce un ballerino coglione, un idiota qualsiasi, che scopavano tantissimo. Mi ricordo proprio che c'erano tutte le foto di lei che gli ravanava il pacco, che gliela appoggiava, gli faceva sentire la presenza, e limonavano, e facevano i baci con la lingua di fuori. Cioè, proprio la loro sessualità era esplicita. Che bello. Britney Spears a 22 anni, 23 anni, scopre tutte quelle cose che si scoprono durante l'adolescenza, ovvero lo sballo e il sesso, senza però la cognizione di causa, quella consapevolezza della propria intimità, dei propri limiti che la vita ti porta, l'esperienza ti porta a, con ovviamente tutta la stampa pronta a fotografare ogni momento della sua vita imbarazzante. Il matrimonio tra Kevin e Britney Spears è stato un disastro, hanno fatto quei 15 figli, adesso non mi ricordo, sappiamo anche cosa succede, la famosa scena Britney che scappa dalla clinica di riabilitazione in cui è ricoverata per andare a raparsi a zero. Non se ne è uscita fuori di testa Britney Spears, non si è rasata i capelli, la malata di mente, si è rasata i capelli per il test antidroga da cui sarebbe dipeso l'affidamento dei figli. Cioè, non era stato, però vabbè, l'hai rasata a zero con l'ombrello che sembrava quella di American History X. Effettivamente riconosco che è stata una delle immagini pop più sensazionali e indimenticabile, appunto, della storia del pop. Ma fa niente, per l'opinione pubblica, Britney fuori di testa. Viene fotografata in ogni tipo di condizione, che le cade il bambino perché è ubriaca. Tant'è che il padre, farla dichiarare incapace di intendere e di volere, dopo tutto si è rappata a zero, è matta, a gestire completamente la sua vita, il suo patrimonio, la sua carriera e quant'altro. Con dichiarazioni allucinanti del tipo che la obbligava a leggere la Bibbia non so quante ore al giorno per salvarla da se stessa. Britney Spears non è l'unica che segue questo schema. Baby star, un sacco di soldi, genitori, cresco, svolta sexy, declino. È una sorta di maledizione, è un ciclo. È uno schema. Diventi famoso quando hai ancora il pannolino, riempi di soldi la tua famiglia, promuovi valori cristiani, promuovi i valori della destra conservatrice americana, ti fai paladina appunto di cause stronze, cominci a perdere pubblico, la svolta sexy e poi il declino. Tante altre star della Disney, quasi sempre donne, hanno fatto il medesimo percorso. È un chiaro disegno. È un chiaro disegno della Chiesa evangelica che agisce per interposta persona della Disney Channel, che crea questo mito per il quale se tu ti allontani dalla Chiesa, se tu perdi i valori cristiani, smetti di credere in Gesù Cristo come dicono loro e non fai quello che ti dicono loro, ovvero per restare nella grazia di Dio, della società,
è credere in Dio, non fare sesso e lavorare tantissimo, non avendo una vita privata, allora il tuo destino è quello del declino, di diventare una sfasciona. Ma noi le sfascione ci piacciono, anche perché le sfascione non hanno problemi a usare assorbenti interni più costi del discount. E credo che persone molto più credibili e autorevoli di me abbiano scritto in merito al controllo della sessualità da parte del capitalismo a braccetto con la Chiesa, affinché privarci del piacere, privarci dell'energia, dalla curiosità, della consapevolezza che la sessualità ci insegna, capire che cosa vogliamo, che cosa non vogliamo, quali sono i nostri limiti, quali sono i nostri desideri, possa essere applicato anche fuori dall'intimità e renderci tutti un po' meno schiavi.